Bella a tutti ragazzi, sono Sergio Adia, bentornati sul mio canale. Il mondo si pone una domanda. Perché ed è ora della mia serie numero 13 di Call of Duty Advanced Warfare. Siamo quasi lì per la fine della serie. Queste guerre non hanno mai portato alla pace. Queste guerre hanno soltanto alimentato altre guerre. Gli Stati Uniti hanno dettato la linea solo perché erano i più forti. Ma ora non è più così. Non è l'inizio di una guerra, ma la fine di tutte le guerre. Quale minaccia di Irons, ragazzi. Dopo San Francisco, il mondo libero si era rivoltato contro Atlas. Irons si era chiuso nella sua base di New Baghdad, tagliando qualsiasi contatto. Entrambe le parti sapevano che cosa aspettarsi. Dovevamo volare con la 37esima aviotrasportata nella fase iniziale dell'assalto, per poi separarci e infiltrarci nel centro di comando di Atlas per prendere Irons. Per Cormac era la fine di un viaggio. Un giorno che aspettava da 5 anni. Cambio di programma. Dovrete spostarvi da nord-est e coprire la squadra blu. Questa è la nostra base Sentinel. Cioè di New Baghdad, degli Atlas l'avete vista nella missione numero 7? Forse in te aspetterei, sì, non mi giocherò tutte le carte in una volta. Avremo un solo tentativo per catturarlo. Sarà sufficiente. Lo so. E non provate a morire, non prima di aver trascinato Irons davanti all'AIA. Non vedo l'ora, signore. Ok, buona fortuna. Quello lì, ragazzi, con i capelli un po' più lunghi, occhi azzurri, quello sulla sinistra, sapevamo che cosa andava fatto. Ragazzi, è il nostro eroe, è proprio lui. Almeno per uno di noi. Gideon è invecchiato. Il 2061. Io sarò nonno. Sentinel 2-1 verso APC, Romeo Victor Naut, 5.000 piedi. Ricevuto. Mantenere volo radente fino a New Baghdad. Kingpin chiudo. Unità Sentinel, ascoltate. Ingaggiare chiunque sia privo di segnale Sentinel. Comandi sono avvertiti. C'è il rischio che si schianti quando ti... Spero non succeda. Grazie per la copertura. Mi hai salvato. Ottimo. Peccato. Contraerea. Dai basso, usa il blower per passare. Okay. Mitchell, non farti abbattere. Droni Phalanx davanti. Mitchell, meglio stare basso. 4 pericoli in inserimento a ore 12. Fuoco a volontà. Pollo 2, mezzo in volo. Stai giù. Mitchell, resta a meno di 2.000. Ore 12 in basso. Mitchell, resta a meno di 2.000. Tiro a sinistra. Dietro di te, Mitchell. Tutta avanti. Occhio ai massi. Dietro di te, Mitchell. Mitchell, resta nella gola. Dinga idroelettrica in vista. Passando sotto. Tutta quei supporti e colpiscili con i missili. Dietro di me, ma... Attenzione, 2-1. Non potrà fornire assistenza in zona. Detriti, manovre evasive. Supero a CP5. Ce l'ho. Ore 12, 4 in rotta di collisione. Sono. È mio. Ce l'ho. Tornano indietro. Ore 6, in alto. Bersaglio distrutto. Avvicinati e apri il fuoco. E qua quando l'ho fatta sono morto, mi sembra 4-5 volte. E però tutto ok. Niente, come dico sempre, voi ve lo beccate tagliato, ma... Ottimo! Merda! Occhio alle ali! Arriva! Registrarlo non è semplice. Comando, qui Sentinel 01, in avvicinamento a New Baghdad. Eccoci a New Baghdad, abbiamo già fatto una missione. Nemiche a 1,5 km. Avvio sequenza di lancio. Pilota automatico inserito. Lancio riuscito. 1200 metri al bersaglio. Riduzione emissioni energetiche. Entriamo in modalità furtiva. Ricevuto, 01. Siete invisibili. 2-1,
quota 2400, bersaglio a 2000 nautiche di distanza, passo. 4 km. Connessione alla rete del campo di battaglia. Il bersaglio principale è il centro di comando da cui Irons dirige le operazioni di Atlas. La città è difesa da una serie di torrette antiaeree. Vanno distrutte, o possiamo scordarci il centro di comando. 200 metri al bersaglio. Scollegare e prepararsi all'atterraggio. Scendiamo. Tenetevi forte. Decelerazione. Eccoci qua, proprio in un bar, ragazzi. La spartana. Distrugge tre torrette ora. Ah, vi dico, se ne può dirottare una e con quella, scusami, poco amico, distruggere le altre due, oppure farne una, saltare su una prima, tanto abbiamo la specialità della casa, ovvero il rampino. Il problema è quelli che stanno sopra, ragazzi, tipo lui. Questa. Distrutta! La vedo! Edificio accanto, piano superiore! Sì, ho capito, ma l'omino sì! L'importante è quello! Ecco qua! Un'altra torretta via! Da raggrupparsi! Tutti quanti. Tanto atterriamo qui. Scusa con me, ok. Affermativo, colleghi. Bersaglio ovest del palazzo Al-Sadi Financial. AST multipli e tre metri pesanti. AST! Ok, gli AST. È per quello che ho detto, che era meglio non... Unità MAC pesanti in avvicinamento. Non distruggere una torretta con l'altra. Perché adesso che c'è l'ST è arrivato il momento di divertirci, ragazzi. Non l'ha agganciato, adesso sì. Distruggiamoli! Il Luna non si preoccupi, lei. Ok. Un ST in meno. Due ST in meno. Distruggiamoli! Perché sennò poi è una rottura dover andare là a distruggerlo di persona. RPG! Mezzo pesante, Atlas! Al riparo! Oh. Ci spazzeranno adesso via tutti!
Aprimi, Gideon! Laggiù c'è un deposito di armi! Mitchell, vai con lui e prendete gli Stinger! Vi copriamo! Via, via, via! Tutti su tacche corrette! Mitchell, prendi lo Stinger! Andiamo a prendere questo Stinger. Mitchell, prendi uno Stinger prima che ci ammazzino! Ho capito. Quindi ci vai, vuoi prendere lo Stinger? Mitchell, prendi uno Stinger prima che ci ammazzino! Adesso Stinger, perfetto. Sciame di droni! Sorpresa! L'ha fatto! Cazzo, l'ha fatto davvero! Che succede? Nox a terra! Serve evacuazione medica immediata! No! È Manticore! Dobbiamo andarcene! Tutti quanti! Era Manticore, ecco l'effetto dell'arma di distruzione di massa creata da Irons. Su di noi non funziona! Irons l'ha reso inefficace sulle sue truppe. Noi tre siamo stati immunizzati. Appunto. Fuoco, fuoco! Ora vedrete cosa succede. Tenete duro. La vittoria è vicina. Guardatevi intorno e vedrete i nostri nemici cadere ai nostri piedi uno dopo l'altro. Ciascuno di voi ha il potere di cambiare il mondo. Sì. Subiremo altre dolorose perdite, altre tragiche sconfitte, ma non dubitate, alla fine vinceremo. Presto avrete la sicurezza che desiderate, la sicurezza che meritate, ma solo se sarete disposti a combattere per conquistarla. Quindi combattete. Ecco qua, la missione finisce qui, durata poco, durata 13 minuti. Non sono mai morto comunque, meno male. Io ragazzi vi ringrazio, lasciate un like e iscrivetevi, che per me è molto importante, come è scritto qua sotto. Ci vediamo con la missione 14, che sarà molto impegnativa, molto bella e molto adrenalinica. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao da Sergio.